Buongiorno, oggi faccio un video di domande e risposte perché cerchiamo di chiarire alcune cose. Prima di tutto però, mettetevelo in testa, soprattutto quelli che fanno i criticoni, io non sono l'INPS, Mr. Lu non è l'INPS, Elena non è l'INPS, Radio UCI non è l'INPS, altri canali che se no non siamo l'INPS. Noi dobbiamo andare a prenderle queste informazioni, le cerchiamo sui siti, se abbiamo qualche conoscenza, qualche amico, qualche persona che ci risponde, chiediamo a loro, scriviamo all'INPS utilizzando INPS risponde. Non è che ce ne inventiamo, quello che vi diciamo è quello che sappiamo adesso, non possiamo dirvi cosa succederà domani. E allora la prima cosa che bisogna chiarire qui, ci sono due possibilità in merito al rinnovo. La prima, che è quello che si ricava leggendo il testo, no, non chissà cosa, leggendo il testo che è scritto in burocratese, tanto per cambiare, però nel testo c'è scritto che c'è un mese di sospensione dalla ricezione del monumento, non c'è scritto in nessun punto che bisogna aspettare 30 giorni prima di dall'ultima ricarica prima di poter ripresentare la domanda. C'è scritto che deve passare un mese, che quindi non. L'ultima ricarica non può avvenire nello stesso mese in cui presenti la domanda di rinnovo. Questa è l'interpretazione migliore possibile perché significa che se deve passare un mese, non i 30 giorni, ma non deve essere nello stesso mese, la domanda si può ripresentare a ottobre. Questo è il senso per cui è stata emanata una circolare dal controllo generale dei CAF, ora non mi viene l'esatto nome dell'ente, in merito a questo, cioè se volete accettate le domande di rinnovo. Manca ovviamente la cosa più importante, siamo già a 10, quindi non è che siamo. Mancano le informative dell'INPS, questo è un dato di fatto, l'INPS per l'ennesima volta è in ritardo. Per l'ennesima volta non fa quello che deve fare, ma non è solo colpa dell'INPS, è colpa anche di chi, scusatemi, ma mi sembra che pur sapendo che c'è questa situazione, se ne stia sbattendo altamente i coglioni preoccupandosi di stronzate. Capisco, ci sono le elezioni, quindi ci sono poltrone che volano via, ma sinceramente ad ascoltare quello che sta succedendo all'interno del governo c'è da mettersi le mani nei capelli, governo e opposizione tutti, non salvo nessuno, ve l'ho già detto. Senza questa circolare c'è questa possibilità, che è quella di buon senso, che è quella di buon senso, e c'è l'altra che è allucinante, perché l'altra vorrebbe dire che tu calcoli, non passa un mese, nel senso deve essere il mese successivo a quello in cui hai preso la ricarica, ma passa un mese nel senso che conto i giorni. Ma non c'è scritto da nessuna parte questa cosa che bisogna contare i giorni, quindi contare 30 giorni dall'ultima ricarica, non c'è scritto. C'è scritto che l'ultima ricarica deve passare un mese prima di poter ricevere un'altra volta le ricariche. Quindi non c'è scritto che deve passare un mese prima di presentare ancora la domanda. E poi passare un mese, non c'è scritto che devono passare 30 giorni prima di poter riprendere la carica. Poi ho visto che alcuni CAF la domanda l'accettano, altri non l'accettano. Mi dicono aspettate, però non ho visto. Quando il CAF ve lo dice, se vi dice questa cosa, chiedete onestamente, chiaramente al CAF, mi dice in quale cazzo di articolo di legge c'è scritto che se uno fa la domanda all'inizio di ottobre gli viene automaticamente respinta? No, vi devono dire il codice, l'articolo di legge, il punto in cui è scritto nel decreto, vi devono dire esattamente dove c'è scritto. Non mi bastano più le parole, perché se voi chiamate quattro volte all'INPS vi danno quattro risposte diverse. Mi dovete dire esattamente dove è scritto, in quale punto del decreto è scritto, dove l'ha pubblicato, in quale punto sulla pagina Facebook di Inc per la Famiglia c'è pubblicata questa cosa. Mi devono dire dove c'è il post, anzi mandarmi il post così posso controllarlo, perché adesso come adesso si va nell'ombra. Ma la colpa sembra quasi che ce l'abbiamo noi che vi diamo le informazioni e non chi le informazioni non le sa preparare, non le sa dare. Noi ci basiamo su quello che riusciamo a sapere e le voci sono contraddittorie. E sinceramente io, visto che parecchi CAF le domande le accettano già, non penso che siano tutti idioti.
ma sembra quasi che a qualcuno di voi piaccia, lo dico onestamente, pensare che se noi abbiamo torto e preferiscono, pur per godere del fatto che noi abbiamo sbagliato, stare 2 mesi e mezzo senza reddito. No, ve lo dico, sembra a leggere alcuni commenti mi viene quell'idea che, ah sì, visto, quello lì non sa dire quello che dice, non si informa. Sì, ok, io mi sono sbagliato e tu stai 2 mesi e mezzo senza mangiare, senza poter pagare le bollette, senza poter pagare l'affitto, senza poter pagare un cazzo. Come suol dire, bella soddisfazione, eh? No, lì fatemelo capire. Tra l'altro, ve l'ho detto, io posso sbagliare, certo, come possono sbagliare tutti, ma il culo ce lo facciamo per trovare le informazioni. Se a noi le informazioni le danno sbagliate, è colpa nostra. Allora non vi diciamo più niente, facciamo prima. Stiamo zitti e basta. Anzi, facciamo così, copiamo un altro canale che anche oggi fa il bel titolone, clickbait, a ottobre molte non riceveranno la ricarica. Uno lo vede, si terrorizza, si spaventa, oddio cosa succede, va a vedere, e poi cosa scopre? Non la riceveranno perché avevano finito i 18 mesi, cioè quello che sapevano tutti che è una pratica legale. Ma intanto fa il titolone da panico e lo vanno a vedere. E giù di like, giù di pollicioni. E chi si fa il culo, i pollicioni li conta sulle dita della mano. Questo per dirvelo, ve lo dico perché sono anche un po' stanchino di questa storia. Che consideriate, chi si fa il mazzo seriamente, non fa il clickbaitaro da 4 soldi, non cerca di informarsi. E quindi quando ci cerca di informare in un ambiente come la burocrazia italiana, si fa fatica. Si fa ancora più fatica in una situazione come questa, in cui non solo la burocrazia italiana fa schifo, ma chi dovrebbe dare le informazioni non le dà, lascia tutto nell'ombra. E quindi le ipotesi, ve l'ho detto, sono due, l'ha detto anche Mr. Luna in un suo video. O è quella che pensiamo noi, ma che non è che la pensiamo su noi, la stessa cosa l'hanno detta a Mr. Lu, un dirigente che lui conosce, l'ha detta a me, un mio amico che lavora all'Inps, mi ha detto la stessa cosa. Ma perché hanno fatto un ragionamento di buon senso? Se invece vi va bene l'altro ragionamento per cui si devono contare 30 giorni dall'ultima ricarica, qua di presentare la domanda, quindi passerebbe, non sarebbe neanche il 28, perché se la ricarica di settembre la fanno il 28, dovrebbe, andremo al 29 ottobre, fare la domanda il 29 ottobre, avere la risposta, se va bene, a dicembre. Ma contenti voi, ma chi si lamenta? Chi si lamenta? 2 mesi e mezzo senza niente, arrivate a dicembre, dovrete pregare Dio di avere che la risposta arrivi a metà dicembre, per sperare di avere qualcosa da mettere in tavola sotto Natale. Vi va bene questo? Va benissimo, ma non dite, andate la colpa a noi se le informazioni ce le danno col culo. E soprattutto, se vi va bene, zitti quando questi politici fanno puttanate, perché vi lamentate con noi, ma sotto i canali di questi stronzi, di chi è contro il reddito, non ci andate mai, perché io quel canale li guardo. Sotto i canali dei politici non ci andate. Quanti di voi scrivono mail, post su Facebook, sotto i canali e le pagine di questi stronzi che non stanno facendo niente per voi? Quanti di voi lo fanno? Ditemelo, quanti di voi lo fanno? Non lo fate. E questa è la verità. Voi questa gente qua non la incalzate, non vi arrabbiate con Linus, cominciate a seppellire Linus di Medi, ma vi rendete conto di cosa state facendo? Vogliamo sapere, no, non lo fate. Non scrivete sotto voi, oh ma noi stiamo morendo di fame, cosa ci volete lasciare senza mangiare fino a gennaio? E a gennaio dovremmo rifare comunque ancora l'ISE? Non lo fate. Perché rendiamoci conto una cosa, e questo va messo bene in ottica, questa è la più grave crisi economica dell'Italia dal dopoguerra. Non è che se sparisce il reddito, se dovete aspettare 2 mesi e mezzo, trovate facilmente un lavoro in nero con cui coprire questi mesi, perché non si muove un cazzo. E se uno guarda come sta lavorando il governo in merito alle scuole, c'è da mettersi le mani nei capelli dallo schifo. Che siamo arrivati al punto che, e qui rispondo intanto a una domanda, la Regione Sicilia ha dirottato la gestione dei colloqui dei centri per l'impiego e gli assistenti sociali, come si faceva con i REI. E qui rispondo ad un amico, l'assistente sociale, se sta facendo questo colloquio per
quello che riguarda il reddito, non può far domande personali, deve limitarsi alla questione reddito, può chiederti quanti siete in famiglia, così, ma non può andare oltre quel limite. Non sono domande che possono poi sfociare in un intervento dell'assistente sociale, non ha la facoltà, e devi chiarirglielo subito, perché magari poi si fanno prendere la mano. Io me lo chiedo sinceramente, perché vedo che alcuni gli dicono sì sì, no, l'appuntamento l'avevo preso, ma io non ho visto da nessuna parte, cioè io voglio vedere l'articolo di legge che mi dice se uno la fa in anticipo gliela blocca, non gliela bloccano, gliela respingono. Ora, la domanda respinta non significa che non potete rifarla, perché in questo caso qui sarebbe un respingimento, per usare un termine brutto, ma dovuto a una questione burocratica, quindi si può ripresentare, certo, ma un conto è farla all'inizio di ottobre, cioè entro i primi 15 giorni di ottobre, diciamo, e un conto è farla alla fine di ottobre, perché fatta alla fine di ottobre dovete sempre contare almeno 30 giorni, e fine ottobre abbiamo la fine novembre. Considerato come sta lavorando adesso l'Inps, potreste non avere i soldi neanche a dicembre, cioè non avere niente da mettere in tavola a Natale. Vi va bene, per carità, cioè, sembra che qualcuno vada bene. Non lo so, io sinceramente a volte me lo chiedo. E adesso devo uscire un attimo dal campo d'aereo, devo rispondere a un'altra cosa. Ho detto, io mi sono tenuto ben lontano da quello che hanno fatto quei quattro donatori volontari di organi, perché io li vedo solo quello potrebbero fare nella loro vita, o testare, non lo so, tossine. Non, me le sono tenuto ben a larga, però ho notato un atteggiamento di questo tipo. La deficiente che ha strappato la collina a Savini, perché non so definire in altro modo, e per me è una deficiente, le colpe sono anche del sindaco del paese, della città, perché il Ruspa sta facendo campagna elettorale, quindi vabbè, ti sta sul cazzo, ma tu come sindaco te le metti le mani in tasca, non fai le sceneggiate per far vedere che tu sei più rossa del rosso quando non sei affatto rossa. Quello che mi ha fatto girare i coglioni è la giustificazione, non dovevano farlo verso, però è stato lui. Allora, se cominciamo con i però, a dire chi ha cominciato prima a scagliare il sasso, a buttare giù la tessera del domino, non finiamo più. Non è che perché ci sono 200 cretini che si buttano nel fiume per affogare ci devo andare anch'io. Perché il ragionamento è quello. Poi il ragionamento si estende ancora di più a vedere gente come Muccino, regista, uno che ha fatto dei film di merda, perché è un regista di merda, un ammanicato di prima categoria nei salotti radicali, perché per la qualità dei suoi film col cazzo che gli davano i soldi se non baciava culi a destra manca, il fratello lasciamolo stare che è una pena umana vederlo recitare, che fa il diritto all'odio. Oh, ok, va benissimo, io sono il primo a dire che uno ha il diritto all'odio, però poi te lo devi anche accettare, per quello che io sono in questo modo. Se Muccino tanto non lo vede questo, ma se mi contestasse qualcosa dico, ma che cazzo vuoi contestare? Tu hai il diritto di odiare Salvini, a me il Ruspa sta sui coglioni, però devi accettare il fatto che io abbia il diritto di dire che sei un ammanicato di merda, che fai film di merda, che sei un regista di merda, che hai raccomandato tuo fratello, che è un attore che al confronto il culo di un cane recita meglio, per piacere, e che adesso ti vuoi emergere e farti sentire in qualche modo perché non fa più un film del cazzo da una vita, ecco, tanto per dire. Come adesso saltare il signor Nessuno che è contento della Ferragni, cazzo. Ma questi se li ricordano com'era essere comunisti una volta? Cioè la Ferragni una volta in comunista se l'avrebbero mangiata. Cioè è il simbolo del potere in sé per sé. Una che non è così grazie ai soldi dei genitori. Sarà pure una brava imprenditrice, ma non mi sembra che il mondo della moda riguardi molto gli operai, perché gli operai non si comprano la borsetta firmata, eccetera, eccetera. Ma anche lei, ma stia un po' zitta. Su Sartori non dico niente, perché Santori, scusatemi, è come, non è neanche come sparare sulla Croce Rossa, eh. È vile, tu uccidi un uomo morto. Cioè, cosa devo dire di quel ragazzo lì? Uno che nel suo curriculum mette insegno sono un insegnante di frisbee. Un minchione che ha scassato il cazzo a tutti con i discorsi pacifista. Gandhi, il signor Gandhi, io rispetto quello che ha fatto Gandhi,
però non nascondiamoci dietro il pollicino, il bambino, perché le cose devi saperle. Il signor Gandhi era un sessista, considerava le donne inferiori, tanto per essere chiari. Gli piaceva il regime di Mussolini, tanto per essere chiari. Di che cazzo vuoi parlare? Prendiamo il buono e accetti anche il cattivo. Ma tu, che non hai un'idea, che hai un movimento che se mi dici non partorisci un'idea, neanche se gli dai 12 quintali di Guttalax, mi dici dove, con quale cazzo di faccia ti metti lì a fare il superiore? Perché se tu condanni la violenza la devi condannare per tutti, non puoi condannarla a sezioni. Se la condanni a sezioni sei un ipocrita di merda, cosa che si vede chiaramente, perché non è difficile nascondere il fatto che tu sei un ipocrita. Comunque ragazzi, scusatemi anche lo sfogo e il tono, però mi sembra che qualcuno di voi stia un po' deragliando. Io non posso darvi le certezze finché l'INPS non manda fuori una circolare. Per ora vi sto dicendo che alcuni interpretano le cose in questo modo, altri le interpretano in un altro, ma non c'è un articolo di legge, non c'è qualcosa di scritto che dica che le domande verranno sospese nel caso siano presentate in anticipo. Non c'è. O se c'è, scusatemi, non l'abbiamo trovato, ma io sinceramente ho cercato. E non penso di essere stato... Non c'è, perché non c'è scritto nel decreto. Perché questo è il primo rinnovo. E questi hanno lavorato così col culo, che si, ancora adesso la lista dei beni acquistabili è fumosa. E qui che adesso bisognerebbe lavorare. L'INPS è talmente nella merda che non sa da che parte girarsi. Ve l'ho detto, cominciate anche un po' a muovervi, a incazzarvi, a svegliarvi, a pungolare, e per piacere smettetela di dare, perché veramente mi ha anche un po' seccato questa cosa, io non ho niente contro quel ragazzo, però mi ha rotto i coglioni la storia dei titoli clickbait. Cominciate a fargli notare che o metti dei titoli seri o te ne va a fanculo, perché non è giusto spaventare le persone. No, io vi saluto, ci vediamo lunedì, continueremo a vedere altre cose del reddito, io tanto continuerò a documentarmi, cercherò sempre comunque di informarmi di più. Ciao a tutti.